Fin dall'insediamento della giunta di Marco, il versante di San Gabriele è stato attenzionato. Erano già evidenti le fragilità e la debolezza del sito, che fu da subito perimetrato per poter presentare delle schede progettuali per il finanziamento. Gli eventi calamitosi che si susseguirono nel 2016 e 2017 hanno evidenziato ed aggravato le fragilità del versante, gli smottamenti franosi, le infiltrazioni d'acqua, i continui allagamenti sotto l'area commerciale delle bancarelle sono la testimonianza del nesso di causalità che ci furono con gli eventi calamitosi che ci colpirono. Sono stati diversi i sopralluoghi effettuati fino al raggiungimento dell'obiettivo. Ci fu riconosciuto un dissesto idrogeologico con l'urgenza degli interventi di mitigazione del rischio. Fondamentale aver messo in campo un piano di prevenzione, aver portato avanti con determinazione e tenacia e la voglia di ripristinare questo versante al confine con l'area santa del santuario di San Gabriele, nel cuore di importanti strutture ricettive come ristoranti, hotel, punti vendita ed aree commerciali e non per ultimo all'interno dell'intero abitato di San Gabriele. Vanno ringraziati tutti gli enti che hanno collaborato e lavorato gomito a gomito con l'amministrazione comunale, ad iniziare dall'ISPRA, dalla Protezione Civile Nazionale e Regionale, sotto la guida del dottor Iovino, che io ringrazio personalmente per aver attenzionato Isola in una maniera particolare. Un ringraziamento speciale va a chi ha messo in campo un lavoro efficiente, che è del consulente scientifico della Protezione Civile, il professor Sciarra. I lavori sono terminati, la strada del convento è stata riaperta alla viabilità, sotto la piena soddisfazione dell'amministrazione comunale e di tutto il territorio isolano.